Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Il primo tempo tra Reacuti e Stoke City con il risultato ancora fermo sullo 0-0, partita equilibrata. Andiamo a parlare con il capitano. Capitano, vai, alzati. Torelli, primo tempo che vede sul risultato di 0-0, partita equilibrata in mezzo al campo, anche un po' di sfortuna da parte vostra, anche un palo preso. Cosa manca lì davanti per essere più incisivi? Manca il gol, anche se è una partita molto blanda, ci stiamo come se stessimo studiando e niente, dovremmo alzare di più il ritmo, come comunque abbiamo sempre fatto in tutte le partite, e riuscire appunto a mettere la palla in rete. Se ci sono stati errori, cosa c'è ancora da migliorare? I passaggi a centrocampo che ci permettono appunto di ripartire e poter andare a porta. Va benissimo, ringraziamo Torelli, il capitano di Reacuti. Visone, Visone, dai. Visone, primo tempo che vede le due difese che salgono in cattedra, risultato ancora fermo sullo 0-0, cosa manca lì davanti? Manca i passaggi che fa Rosario, gli 1-2 che facevamo le partite scorse. Non riusciamo più a fare queste cose, quindi non riusciamo ad andare in porta perché la difesa sta giocando bene e dobbiamo più attaccare, semplicemente. Va benissimo, ringraziamo Visone. Ora diamo inizio al secondo tempo tra Reacuti e Stoke City. Un saluto da Siamo qui con i migliori della partita tra Stoke City, con il migliore in assoluto alla mia destra, Rosario Musella. Buonasera. Che vediamo indossare in diretta la medaglia. Bravo, si risponde da solo. La mia sinistra è il migliore della squadra sconfitta, ovvero Verreale. Ciao, ricordiamo. Ricordiamo il risultato di 4-1 per lo Stoke e partiamo da Varriale, il migliore della squadra sconfitta. Allora Varriale, cosa è successo dopo una, possiamo dire, una partita davvero brutta da vedere? È sì, brutto partita, dirlo, però... Sicuramente, era molto equilibrato, ci sono stati gol fino agli ultimi 5 minuti di partita. E purtroppo noi quando abbiamo fatto l'ultimo gol, il primo gol l'abbiamo fatto 5 minuti dalla fine. Abbiamo attappato subito un altro gol da centrocampo. E quindi quell'entusiasmo che avevamo avuto dal gol alla fine della partita si è perso del tutto. Errore, sei più bello. E ovviamente gli ultimi 5 minuti sono stati la gamba. Gioco solo loro, non abbiamo tenuto palla neanche un po' e sono riusciti a fare quegli altri 4 gol che poi hanno portato al risultato finale. E abbiamo, nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni sfumate a causa della grande bravura del portiere su 3 tiri. Veramente un ottimi interventi del portiere, un palo su tiro mio da fuori. Due addirittura. Allora vabbè, comunque quelle anche un po' sfortunati, però vabbè, sicuramente non si può dare la colpa solo alla fortuna o alla sfortuna. Sicuramente loro sono stati bravi, soprattutto all'ultimo, si hanno tenuto fino alla fine, all'ultimo sono riusciti a sfruttare il nostro momento di debolezza e a vincere. Che altro video? Ok, grazie. Grazie a voi, buonasera. E dopo l'ottima performance vocale di Varriale, passiamo a Rosario Musella. Rosario, dopo una partita bruttissima della squadra, mai visti così, almeno io non sì, l'ho mai visto almeno nel primo tempo non c'è stata partita, ma in tutte e due le squadre, tutta la partita a centrocampo abbiamo fatto, senza un tiro, niente. Nel secondo tempo, dopo il gol che abbiamo preso, ci siamo svegliati un po' e abbiamo fatto 4 gol. Si è svegliato in 5 minuti. Sì, anche in 5 minuti 4 gol. Vabbè, forse bastava quel poco da sì, quel poco, sì, quel gol bastava, se veniva prima era meglio forse, così facevamo più gol. Senti, a chi dedichi la prestazione? A Porcaro, il nostro il mio vice capitano, grande Porcaro, grande mister Porti. Grazie a Rosario. Buonasera e arrivederci.